oggi vi presentiamo un arrivo molto interessante. Parliamo di Audi Q5 2000 TDI 190 cavalli, Business 4 S-Tronic, vettura aziendale con soli 98.000 km all'attivo, immatricolata a novembre del 2017, vettura aziendale certificata con ancora IVA esposta, cambio naturalmente automatico in questo bellissimo nero Mythos metallizzato. Nero quindi con queste linee di tensione che vanno ad abbracciare tutto il nostro frontale, mascherina Audi con il logo direttamente cromata sul frontale che spicca in maniera prepotente, associata ai nostri sensori di parcheggio che ci agevoleranno nelle manovre anche anteriori. Per quanto riguarda la fiancata ritroviamo le stesse linee di tensione che avevamo riscontrato frontalmente e andiamo direttamente a fare un focus sui nostri cerchi. Cerchi in lega multirazza cromati da 19 pollici montati su 7 gomme 4 stagioni. Per quanto riguarda i nostri cristalli abbiamo privacy glass per quanto riguarda le sedute posteriori, quindi vetri leggermente oscurati contornati da questa bellissima cromatura in tinta con le nostre barre al tetto. Sicuramente una vettura molto interessante, dotata di apertura keyless sia per quanto riguarda le portiere anteriori che quelle posteriori. Andiamo a riscoprire invece per quanto riguarda il posteriore netto ancora una volta i nostri sensori di parcheggio e queste bellissime cromature che vanno ad abbracciare i doppi scarichi. Per quanto riguarda invece il bagagliaio completamente automatico ci agevolerà nell'utilizzo anche nella quotidianità locale. Per quanto riguarda i litri sono 550 così come lo vediamo, 1550 andando a battere invece la frazione metà della panca posteriore di 2/3 1/3. Luce di servizio direttamente sia sulla destra che sulla sinistra e naturalmente abbiamo ulteriore spazio da poter sfruttare direttamente nel vano sottostante dove troveremo anche il nostro kit di riparazione gomme, tendalino naturalmente estraibile e tutto elettronico a portata di clic. Facciamo focus direttamente sugli interni che sono spaziali, completamente in pelle, pelle chiara, dotata naturalmente le due sedute laterali di ganci Isofix, mentre per quanto riguarda la centrale abbiamo il nostro vano porta oggetti, porta bibite, direttamente posizionato al centro. Eccolo qua, tutto a scomparsa, molto eleganti, in tinta troveremo anche le nostre cinture di sicurezza. Adesso facciamo direttamente un focus su velocemente la disponibilità di un 12 volt e di un vano portaoggetti, cristalli elettrici anteriori e posteriori, passiamo direttamente agli interni anteriori. Dopo vi faremo vedere anche l'apertura direttamente di questa vettura che è spettacolare anche a livello di maniglie. Volante, volante in pelle, naturalmente dove troviamo i nostri pad per poter passare al sequenziale con connessione del viva voce e presa chiusa della gestione del nostro tablet. Per quanto riguarda il limitatore cruise control nascosto qua dietro, voi non lo vedrete ma io ve lo accenno in automatico. Gestione luci la possiamo gestire sia dalla levetta di sinistra sia dal comando laterale dove avremo le luci automatiche, quindi con sensore luci, mentre per quanto riguarda i tergicristalli avremo i sensori pioggia. Naturalmente cambio automatico dove potremo gestire direttamente il selettore da questa levetta laterale, freno e stazionamento anch'esso elettronico, naturalmente abbiamo tutto il nostro gestione diciamo del nostro pad direttamente posizionato qua dove avremo anche il poggia a polso. Tutta la gestione della radio, tutta la gestione dei nostri deselezionamenti come l'Hill Assistance piuttosto che lo start and stop e il nostro climatizzatore. Avviamento senza chiave, un altro accendisigari e naturalmente diversi vani portaoggetti direttamente marchiati Audi. All'interno del nostro vano portaoggetti principale troveremo gli ingressi AUX e USB e anche il nostro pomello principale, diciamo, è tutto ripreso in pelle. Naturalmente tappezzeria in tinta, naturalmente per quanto riguarda il poggiolo centrale, altrimenti tinta scura, che va a riprendere anche il cruscotto. Focus direttamente sull'alto dove troveremo questo spettacolare tetto cristallo. Facciamo un focus sulla maniglia. Andiamo a vederla direttamente che ve la faccio vedere. Bellissima l'apertura laterale. Quindi a differenza di una macchina classica, questa è naturalmente una macchina premium, abbiamo l'apertura trasversale. Quindi una chiccheria in più diciamo da questo punto di vista. Consumi 5.5 litri in 100 km su fattore misto. È una bomba, venite a scoprirla direttamente in pronta consegna sul nostro sito. Ci trovate su ratix.com.